Da così a così in pochissime mosse. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un nuovo video di home decor e creatività. Trasformiamo del semplicissimo scotch di carta in una bellissima monstera, una delle mie piantine preferite. Basteranno pochissimi materiali per rendere questa delizia di piantina che andrà a abbellire gli angoli di casa nostra. Prima però mi raccomando, innanzitutto lasciami un bel pollice in su, condividi questo video, vienimi a trovare in tutte le librerie, acquista il mio ricettario dell'arte, il libro all'interno del quale troverai tutte le ricette per creare da solo i tuoi materiali per le belle arti e soprattutto seguimi anche sui miei altri social, TikTok, Instagram, Facebook e sugli altri due canali, Ombretta e Due Cuori Una K. Bene, fatto tutto questo, adesso continuo a guardare il video e spostiamoci sul piano da lavoro per trasformare del banale scotch di carta in una monstera meravigliosa. Ed ecco l'occorrente per creare le nostre micro piante di monstera. Allora, del fil di ferro potete usare questo col fusto verde da fioraio oppure usarne uno di qualunque colore e colorarlo di verde successivamente. Protagonista dello scotch carta, questo da 5 cm di spessore oppure 3 strisce da 2 cm attaccate consecutivamente a formare una strisciona più larga. E ci occorreranno anche dei sassolini. Un mini vasetto in cui ospitare la nostra piantina. Un pochino di pasta modellabile, io ho qui una vecchia pasta modellabile, una rimanenza, oppure una gomma pane esaurita, del tutto vecchia come questa. Acrilici di colore verde e pennello. Un tagliabalza può servire e servirà anche una pinza per tagliare il fil di ferro. Iniziamo subito. Come prima cosa tagliamo dei pezzi di fil di ferro. Li taglierò più e meno lunghi perché alcune foglie serviranno da fusto principale e altre invece si attaccheranno appunto al fusto principale, quindi potranno essere più piccole. E mettiamo da parte i bastoncini. Adesso prendiamo il nostro scotch carta, lo apriamo così, poniamo al centro un bastoncino. E la lunghezza del bastoncino che sarà posto dentro sarà la lunghezza definitiva della foglia, poco meno della foglia. Quindi mettiamolo bene al centro così e pieghiamo poi su se stesso, creando una sorta di lecca lecca. Sapete gli antichi lecca lecca? Quelli di zucchero di una volta, ecco qua, che abbia più o meno questa forma. Creiamone uno per ogni bastoncino che abbiamo ricavato dal fil di ferro. Dopo aver fatto un poco di questi pezzettini, dove vedete le grandezze sono diversificate, prendo una matita e, partendo dalla parte dove c'è il gambo, disegno dei cuori così, uno e due, ok, e ritaglio così. A questo punto faccio anche delle aperture laterali così e le ritaglio e voilà, e metto da parte. Faccio cuori su tutto le foglie, naturalmente li faccio più o meno allungati, più o meno appuntiti, e se vedo che è troppo poco lo spazio che ho, posso tranquillamente, partendo dalla parte centrale,
da una parte e dall'altra, allargare la dimensione del mio quadrato, in modo da fare davvero le foglie di qualunque dimensione io voglia. Voilà, e quindi ecco, fare un cuore che sia più largo e più lungo, e lo ritaglio. Se voglio posso fare anche un forellino, per esempio qui, quindi piano piano con la forbicina foro e poi ricavo anche un buchino voilà, tipico di questo tipo di foglie. Uno qua, posso farne uno qui, dove voglio. Arrivati a questo punto abbiamo tutte le nostre foglioline. È il momento di dipingerle. Metto dei verdi, wow! Metto anche un po' di turchese, poco poco, del giallo, col pennello, una serie di verdi. Quindi parto col più scuro. E ho creato questo bel verde foresta e adesso do una prima mano sulle mie foglioline. Dipinte da una parte, lasciamole asciugare, quindi dipingeremo anche la parte retrostante. Mentre le nostre foglioline sono lì che stanno asciugando, prendiamo la nostra pasta modellabile e inseriamola all'interno del vasetto. A questo punto prendo le mie foglie e, partendo dalla più alta, aggancio, facendo fare dei giri attorno, voilà. Quindi quando si creano questi anelli, voilà, e vado sempre ad avvitarle l'una all'altra, così, e le piego. Che bella! Una volta sistemate le foglie, con la pinza pieghiamo ben bene i gambi, stringiamoli ben bene, schiacciamoli tra loro, voilà, in modo che non si muovano più, e interriamoli nella pasta modellabile, così. Ora ditemi se non è bellissima. Adesso prendo i sassolini e li metto così disordinatamente all'interno del vasetto e solo dopo averli messi schiaccio per dare ad ognuno un posto. Faccio asciugare completamente le foglioline, dopodiché vado a fare un servizio fotografico alla mostera, che in videocamera appare più chiara di quello che realmente è. E allora vi lascio le foto e noi ci vediamo subito dopo. Ciao!
Visto che è facile, poi naturalmente potrete orientare voi le foglie come volete, perché prenderà proprio la forma che più vi aggrada. Quindi tutte piantine diverse, ma tutte verdi e rigogliosissime. Nota di merito va ai vasetti, che erano dei vasetti di piante grasse che ho comprato all'IKEA, piccolissime, che poi ho piantato per fare sviluppare e che non ho buttato, ma ho asservito alla creatività. Queste piantine sono bellissime anche se mettete una calamita qui sul retro da attaccare, che ne so, al frigorifero, per fare una sorta di serra verticale e per dare un tocco di verde alla cucina. Io adesso in questa è nella Sansevieria, metterò la calamita per appenderle in macchina, per dare, io il pulmino Volkswagen, per questo lo appendo in macchina, ma se uno volesse dare un tocco di verde anche alle macchinine, perché no? Delle piantine che non appassiscono mai e che sembrano anche molto molto realistiche. Se questo video vi è piaciuto, pollice in su, buona estate, leggera e creativa a tutti, e con me ci vediamo sempre qua per un prossimo video creativo. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!